Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare l'esercizio numero 19 contenuto nel mio metodo ebook per bassisti per studiare la tecnica dello slap. Si chiama Easy Slap. È l'esercizio numero 19 dove lavoriamo sulle ottave, quindi il tipico suono dello slap è quello fatto in thumb, che colpisce una nota, in questo caso re, e poi lo strappato, il pluck, che va a strappare la sua ottava, quindi re basso e re alto. Io posso suonarli in due modi, cioè come sono scritti esattamente ad ottavi, oppure, meglio, staccati, soprattutto la nota acuta. Io ti consiglio comunque di studiarle in tutti e due i modi, perché comunque ti serve per migliorare il controllo. Allora, come note andiamo a prendere ad ottavi, re, basso, alto, poi il do, quindi scendiamo di due tasti, ma manteniamo sempre le corde la e le corda sol, quindi pollice sulla corda la e strappato sulla corda sol, quindi re, do. Sul fa, tasto 8, corda di la, andiamo a mettere due sedicesimi in thumb, quindi sarà più veloce, attenzione al rimbalzo, anziché inizialmente puoi farla anche con gli ottavi, poi la porti dopo a sedicesimi. Dopo il fa ci sarebbe il mi nella prima battuta, te la faccio sentire solo ad ottavi. 1, 2, 3, 4, inizia a farla così, dopo la vai a raddoppiare qua. In seguito andiamo sulla seconda battuta, in cui inizialmente il giro è uguale, quindi sempre re, do, fa. Anziché andare sul mi andiamo a introdurre una cosa, una piccola difficoltà. In Easy Slap cerco sempre di introdurre delle piccole difficoltà e man mano graduali. Qua la difficoltà è quella di cambiare il set delle corde per fare thumb and pluck, e anziché prendere la corda di la e la corda di sol, vado a salire su di una corda e prenderò la corda di mi e la corda di re. In questo caso le note che vado a suonare sono la. Quindi dopo il fa, anziché scendere sul mi, facevo così prima, anziché il mi vado a prendere il la basso. Quindi tutto il giro viene re, do, fa, mi, primo giro, re, do, fa, la. Qui l'abbiamo già visto negli esercizi precedenti, però fai attenzione: quando cambi corda non deve cambiare l'angolazione del pollice, altrimenti cambia il modo con cui cadi sulla corda e quindi cambierà il tuo suono. Proviamo ad andare a suonare insieme con la batteria un po' più lenta. 3 e 4. E poi la fai staccata. Legata, staccata. Se la provi anche in questo modo, facendo un po' legata e un po' staccata, come ti dicevo, secondo me questo ti aiuta comunque ad aumentare il controllo e cambiare man mano che stai facendo l'esercizio. Abbiamo finito questo video, spero che ti sia utile. E noi ci vediamo al prossimo, ciao!